Ha preso il via il 18 settembre il nuovo servizio per aumentare la sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale a Pordenone. Dopo gli ultimi episodi di microcriminalità e bullismo sui mezzi, pronta risposta delle istituzioni e dell'ATAP per far fronte a possibili comportamenti scorretti sulle linee a rischio. Linee con le guardie a bordo sono la 3 con capolinea Roveredo e la 4 con capolinea Pasch e Cordenons. Piano ampio in cui hanno collaborato la prefettura, comune con l'assessore alla sicurezza Elena Ceolin, Polizia di Stato e Polizia Locale. Siamo davvero felici di annunciare che è partito il progetto relativo alla sicurezza sussidiaria sul trasporto pubblico locale. Che cosa significa? Significa che ci saranno delle guardie particolari giurate sia nell'autostazione sia nei nostri autobus di linea. Diciamo che è una misura che abbiamo voluto mettere a terra insieme al sindaco Parigi, alla collega assessore Diomede, anche nel trasporto pubblico locale. Perché l'arma vincente è quella di essere presenti, di esserci. I fenomeni possono accadere, ma se c'è qualcuno al quale chiedere aiuto ed è lì vicino, si evitano, insomma, delle escalation che appunto potrebbero portare al peggio. Avanti con la cultura della legalità e sempre con risposte concrete ai nostri cittadini.